Dello studio di Lecce, vogliamo a Napoli, dove già in attesa sicuramente saranno in attesa Rodolfo Viviani, che è il presidente dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e Luigi Mazzotta. Chiamiamo immediatamente prima Luigi Mazzotta e poi aggiungiamo Rodolfo Viviani. Questo è l'appuntamento con l'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Ecco. Parte il collegamento con Rodolfo, Rodolfo è già collegato. Luigi, ci senti? Perfetto, Sì, vi sento. Luigi ci mandi anche il video, perfetto, sta Lo arrivando sto anche il guardando, video. eccolo qua. Ottimo, ecco Luigi Mazzotta, favoriamo l'ingresso in video di Luigi Mazzotta. Ecco Luigi Mazzotta e Rodolfo Vigliani, rispettivamente segretario e presidente dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, appunto di Napoli, ed entrambi membri componenti il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Bene, forse chi già segue la TV Radicale sa benissimo che l'Associazione per la Grande Napoli e probabilmente l'Associazione di Radicali Italiani, l'Associazione Radicale in Italia più attiva sul fronte della battaglia per l'amnistia per la Repubblica. Un presidio praticamente sempre presente davanti al carcere di Poggio Reale ormai da mesi, ormai sono identificabili e riconoscibili i militanti radicali e le ragioni dell'amnistia per la Repubblica ai parenti dei carcerati che quotidianamente vanno a trovare appunto coloro che sono detenuti nel carcere di Poggio Reale. La mobilitazione continua su questo, ma anche sul fronte dei contributi silenti. E ragazzi, raccontateci quali sono le novità di questa settimana, visto che, anzi, delle ultime settimane, visto che erano, mi sa, 2 o 3 settimane che non avevamo un appuntamento con qui in Napoli. Allora, Luigi, partiamo proprio da te. Sì, guarda, ci sono state varie iniziative anche subito dopo il nostro comitato che abbiamo tenuto la settimana scorsa. Siamo ripartiti di nuovo e comunque partiamo un po' da prima, nel senso che noi abbiamo mobilitato tutta una serie di cittadini per per queste manifestazioni che teniamo per l'amnistia, perché ci siamo resi conto che ormai non è che i tempi stanno per scadere, però ormai la giustizia italiana è profondamente al tracollo, per cui noi a Napoli devo dire che veramente con tutta l'associazione ci siamo mobilitati per partecipare con i cittadini a queste manifestazioni che abbiamo tenuto sotto Poggio Reale. Ma non solo, abbiamo anche volantinato in altri posti della città per far sì che la gente appunto si renda conto di questa enorme ingiustizia, di questo grande disastro che sta vivendo la giustizia italiana, le nostre carceri, insomma il sovraffollamento. E pare che le nostre mobilitazioni abbiano fatto un po' di notizia, nonostante la stampa logicamente ci tiene sempre oscurati in qualsiasi tipo di manifestazione che facciamo, ma noi comunque non molleremo, ecco. Infatti vorremmo poi, magari ne parlerà anche Rodolfo dopo, organizzare un pulmino per il prossimo congresso di Ghianciano, dove vorremmo portare anche delle famiglie dei detenuti. E diciamo che non solo questa grande battaglia dell'amnistia ci tiene impegnati, ma appunto con la seconda giornata di mobilitazione nazionale straordinaria dei residenti, ci siamo visti protagonisti noi sotto l'INPS, dove abbiamo avuto anche la presenza di Alessandro Massari. Eravamo abbastanza numerosi, abbiamo raccolto un numero considerevole di firme. Vediamo che la gente, ecco, i cittadini sui contributi silenti stanno mostrando un interesse, perché loro erano totalmente non a conoscenza di questa grande truffa dell'INPS nei confronti dei precari, i parasubordinati, i disoccupati che stanno versando questi contributi e che non raggiungeranno minimo di pensione, per cui insomma loro perderanno tutti questi contributi. E stiamo Ecco, lavorando bene. Devo dire che stiamo. sì, dimmi, Prego. dimmi Luigi, dimmi. Cosa No, devo volevi dire che dire? stiamo lavorando bene.
E subito dopo il comitato, infatti, noi ci siamo precipitati di nuovo su tutte e due le iniziative, con la manifestazione che abbiamo fatto con la presenza del cardinale Sua Eminenza Crescenzo Sempre, fuori al carcere di Poggio Reale, dove noi ci siamo mobilitati con il nostro striscione, e insomma pare che sia passato anche minimamente il nostro striscione ad un servizio della RAI. Questo insomma almeno è il minimo che ci possa essere dopo tanti tanti mesi di battaglia su cui veramente siamo stati totalmente oscurati. E poi anche sui silenti devo dire che l'altro giorno abbiamo fatto un bel tavolo e chiaramente insomma giù all'università, poi magari ne parleremo dopo, ecco, sul rapporto con i giovani universitari. Ecco, era proprio questa la domanda che volevo fare a Rodolfo, perché chiaramente lo stare sul campo da parte dell'Associazione per la Grande Napoli, l'avere come interfaccia un sito molto ben curato, gestito e quotidianamente aggiornato, voglio ricordare il sito che è www.perlagrandenapoli.org, permette poi all'Associazione di crescere e di acquisire nuove militanze. Giusto Rodolfo? Sì, è proprio così. Io insomma sono 2 anni e mezzo che teniamo aggiornato il sito con cadenza quotidiana e stiamo anche finalmente riuscendo a sviluppare un po' il lato Facebook della nostra comunicazione, e anche lì riusciamo a comunicare in tempo reale le iniziative che facciamo, che sono tante. Ci sarebbe tanto da dire, Luigi ha ben ricordato tutte le scadenze, insomma tutti gli appuntamenti che ci hanno visto impegnati, anzi una parte degli appuntamenti che ci hanno visto impegnati dal 25 settembre, che poi è stata l'ultima trasmissione, l'ultima puntata della rubrica che abbiamo qui a TV Radicale. Diciamo che condivido assolutamente l'analisi di Luigi, insomma questo momento politico molto grave, i fatti di ieri e degli ultimi giorni, col pogrom insomma mediatico che si è scatenato contro di noi, abbiamo visto anche appunto poi le conseguenze fisiche su Marco Pannella per gli episodi di ieri, ma diciamo noi siamo da tempo mobilitati per avere un dialogo anche con i giovani universitari. Sono ormai più di un anno che facciamo con continuità dei tavoli e devo dire che questo tipo di scelta ci ha permesso poi col bellissimo mese di settembre che abbiamo avuto a Napoli di uscire spesso, quasi 2 volte alla settimana, con dei tavolini di raccolta firme e per esempio sui contributi silenti abbiamo fatto più di 420 firme che comunque insomma ci hanno permesso anche di aumentare il nostro indirizzario quasi del 30%, quindi anche per la nostra crescita che è reale, perché ci sono dei ragazzi che si stanno avvicinando, ci stanno dando una grossa mano, vorrei ringraziare Roberto Caudioso innanzitutto, perché veramente da quando l'abbiamo conosciuto. Quando riconosceremo questi nuovi militanti su TV? Sì, infatti io spero di non far vedere più la mia faccia, o almeno insomma di poter permettere a questi compagni di appunto esprimersi e di raccontare la loro esperienza a TV Radicale. Questo accadrà presto, perché insomma diciamo sempre dobbiamo farla con una maggiore frequenza questa trasmissione, poi proprio io direi che potremmo fissare già per domenica prossima un appuntamento, però magari con la presenza proprio loro, no, dei nuovi militanti. Certo. Perché noi abbiamo avuto ad esempio all'inizio di questa, la programmazione di oggi, ben 3/4 d'ora di programmi con Qui Verona, con il segretario e il tesoriere dell'Associazione Radicali Verona, che sono 2 ragazzi giovanissimi che si sono avvicinati da poco alla politica, e quindi è bene vedere come quello che accade anche a Napoli, quando si fa iniziativa politica, quando si fanno i tavoli, quando si sta per la strada, nelle università, fra la gente, davanti alle carceri per la battaglia sull'amnistia, le nuove forze militanti arrivano sicuramente. Quindi sì, fissiamolo questo appuntamento. Noi siamo sicuri di avere invertito diciamo una tendenza che andava verso la totale desertificazione della militanza radicale in città. Ora c'è un bel gruppo, quello appunto che fa capo all'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e appunto eterogeneo, non siamo più
i vecchi radicali soltanto, insomma, che continuano, non si arrendono, continuano a fare militanza, ma ci sono nuove persone che abbiamo scoperto, perché in fondo anche la qualità del loro apporto è importante, perché c'è proprio una consapevolezza, insomma, sono dei radicali che noi non conoscevamo, senza ci siamo riconosciuti, e quindi adesso si sta lavorando insieme per questo progetto di sviluppo dell'associazione. Se mi dai 2 minuti, io vorrei parlare di questo. C'è adesso l'urgenza di andare tutti a Chianciano al congresso del partito transnazionale. Già in settimana abbiamo fatto il tavolo all'università per appunto dare informazioni sul congresso, che sarà tutto in giorni festivi, quindi è importante, non c'è bisogno di prendere ferie, si può stare lì sin dall'inizio, e 4 giorni di congresso radicali saranno importantissimi, visto il momento politico, e per il rilancio di questa organizzazione, che è l'unico movimento politico in Italia autofinanziato, che svolge regolarmente i propri congressi, convoca i propri organi dirigenti, insomma un movimento piccolo ma che è ben curato, e cerchiamo di portare avanti. Quindi noi l'appuntamento, vabbè, magari la darà Luigi, comunque la prossima settimana abbiamo un'importante riunione, perché noi l'ultima riunione appunto abbiamo scelto di farla davanti al carcere di Poggioreale, dove il cardinale ha chiesto anche un atto di clemenza, non ha fatto la parola amnistia, anzi, rispondendo alla RAI, ho visto il servizio, diceva, vabbè, non so se è proprio l'amnistia, ma i provvedimenti, li deve analizzare. Vabbè, anche lui si è messo nel coro, che ormai sembra... Perché, diciamo, Rodolfo, andare... perché si ha paura a parlare, a dire con chiare lettere amnistia per la Repubblica? Perché si ha questa paura? Ma sembra che noi per un attimo siamo riusciti a far entrare questa parola nel dibattito. Purtroppo la crisi economica, che poi Luigi ci racconterà nella trasmissione che ci avete dopo, insomma, ha fatto sì che l'attenzione nel mese estivo, il drammatico mese della borsa di agosto, praticamente cadesse, appunto, facesse sì che l'attenzione fosse facilmente e necessariamente magari spostata su questi temi, e quindi poi sappiamo come è andata al Senato, abbiamo denunciato la mancanza di dibattito su questo, e quindi i cittadini italiani, non sapendo nulla delle nostre proposte, vanno magari a essere in maggioranza contro l'amnistia. Quindi chi fa politica, e anche il cardinale fa politica, ovviamente si guarda bene, conosce i sondaggi, però diciamo che grazie a questa scelta di tenere la nostra assemblea, che pure è un'assemblea importante dove andavano prese decisioni che poi abbiamo rimandato a mercoledì prossimo, cioè la data del congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, appunto la partecipazione al congresso, la scelta di prendere o meno una sala per farne la nostra sede lì al centro storico all'università, tutte scelte che noi dovremmo fare mercoledì. Quindi l'appuntamento, veramente, quindi ripetiamolo, l'appuntamento per tutti coloro che si trovano a Napoli, che magari per caso si imbattono su questo sito o sul vostro sito www.perlagrandenapoli.org, è appuntamento importantissimo per quale giorno? Mercoledì alle ore 17:30. Allora ricordiamo, al locale mercoledì 19 ottobre, ore 17:30. Sì. Presso il locale Intramenia a Piazza Bellini. Locale tra l'altro molto bello. Piazza Bellini a Napoli. Locale molto bello, al quale anche anch'io molto bello, un locale spazioso che ci accoglie sempre, insomma, i proprietari sanno che noi siamo radicali e quindi sposiamo tutte le battaglie di libertà, per cui loro ci aprono le porte, ecco, e quindi diciamolo, noi siamo contenti di partecipare a questa riunione, perché è importante per stabilire se prendere o no una sede, se ho capito bene, fissare la data del congresso dell'Associazione per la Grande Napoli, che deve avvenire entro dicembre, se ricordo bene, nel statuto, e poi soprattutto organizzare la partenza per Chianciano, i 4 giorni di congresso di radicali italiani. Ecco, ragazzi, e voi siete anche parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e c'è stato appunto la scorsa settimana il Comitato Nazionale, e quali sono le proposte che pensate di portare al congresso? Luigi, partiamo da te.
Ma guarda, le proposte da portare al congresso in effetti già ci sono, nel senso che noi già proponendo l'amnistia, come io ho detto in un mio passaggio, insomma nei miei brevi 7 minuti che ho tenuto al comitato, appunto io affermavo che l'amnistia è il primo passo che è obbligatorio fare per la riforma della giustizia. Successivamente è automatico che dopo questa riforma strutturale avvengano poi le altre ulteriori riforme che riguardano la separazione delle carriere dei magistrati, la responsabilità civile dei magistrati, gli incarichi extragiudiziari, e questi sono tutti temi, tutti che riguardano i nostri referendum che già tenemmo negli anni addietro e che vincemmo con i cittadini. Per cui, se non ci adoperiamo subito per questa riforma per la Repubblica, è un'amnistia per la Repubblica, tutti ci dicono no, ma l'amnistia non va bene perché poi i detenuti escono fuori, poi ritornano a rubare, insomma, e ritornano a delinquere e poi ritornano in carcere. Ma la ragione non è questa, perché l'amnistia riguarda proprio una riforma della giustizia in quanto tutti questi milioni di processi dovranno prima o poi, insomma, trovare una soluzione. Ma abbiamo capito con tutti quanti, anche con gli avvocati delle camere penali, insomma, che sono stati domenica a Rimini a tenere un convegno, che non c'è altra alternativa all'amnistia. E da questo processo possono nascere altre riforme che possono ridare finalmente vita ad una giustizia giusta e soprattutto legale. Certo, perché quella che esiste ora è un'amnistia di classe, non legale, illegale, in quanto chi ha i soldi per procurarsi migliori avvocati riesce a spostare i termini di prescrizione e quindi di fatto godere alla fine della prescrizione. Chi non ha i soldi, e ricordiamo che la maggior parte dei detenuti sono in carcere grazie alla legge Fini-Giovanardi o alla legge Bossi-Fini, cioè operati connessi al possesso e al, di sostanze, diciamo, di sostanze stupefacenti, oppure si tratta di immigrati irregolari. Ecco, quel tipo di detenuto invece è molto spesso non ha i soldi per pagarsi addirittura l'avvocato e quindi è l'unico che alla fine occupa le carceri. Ecco, Rodolfo, invece sul fronte quello che diciamo, parliamo di un altro argomento importante. Partiamo e traiamo proprio lo spunto da una domanda che arriva dalla chat da parte di Stefano Russo, il quale ci chiede, vi chiede, meglio dire, se ci sono stati gli indignati a Napoli. Io vorrei, però, partendo da questa domanda, che ognuno di voi due facesse, partendo da Rodolfo, una riflessione su quello che è avvenuto ieri a Roma, quello che è accaduto a Marco Pannella, senza bisogno di ricordare chi è Marco Pannella. Ecco, una riflessione, un vostro pensiero. Credo sicuramente voi avrete visto il video che sta prodotto da Radio Radicale, che sta su Facebook, che vede gli insulti di cui è stato ricoperto Marco. Rodolfo, cosa ne pensi? Sì, che devo pensarne? Io sul mio profilo Facebook ho postato una frase di Sandro Bondi che parla chiaro. Dice: le reazioni rabbiose e intolleranti contro i radicali danno l'idea dell'animo profondamente illiberale che ancora è dominante nella mentalità e nella cultura della sinistra italiana, che non a caso si trova perfettamente a proprio agio a braccetto con Di Pietro. Ora, Sandro Bondi conosce bene, diciamo, Ex la comunista, sinistra, vogliamo dirlo, Sandro Bondi. esatto, la sinistra italiana conosce bene quei riflessi e noi li conosciamo anche noi, perché sono più di 20 anni che siamo per strada, appunto, a sentire un po' la gente come la pensa e a lavorare insieme a loro.
Quindi sicuramente quello che dice Luigi è quel contenuto politico che noi porteremo al congresso, perché il tema della giustizia, ricordiamo che a Napoli abbiamo avuto il caso Tortola e insomma conosciamo anche come funziona la magistratura napoletana, praticamente ci permette di parlare di immigrazione, di carcere, di problemi sociali importantissimi sui quali noi abbiamo svolto una azione politica che ormai prosegue da tempo. Quindi insomma è normale, se c'è un linciaggio mediatico, questi episodi come quelli che sono avuti a Marco, che come sempre ha un grande coraggio, io sono rammarico, è quello lì che proprio per una serie di impegni che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di raccontare, ma ricordiamo che a Napoli la Consulta Napoletana per la Laicità delle Istituzioni ha tenuto un importante due giorni di convegno, e a Napoli sui temi del testamento biologico e dell'eutanasia c'è stata Mina Welby venerdì pomeriggio, poi sabato c'è stato Sergio Rovazio in un convegno dove si parlava di unioni civili, quindi noi siamo stati presenti anche a questi convegni, e anche poi il nostro segretario ha partecipato al congresso dell'associazione di Casetta, quindi veramente ogni giorno qui succede qualcosa. Non avevamo programmato il tavolino per oggi, perché sarebbe stato importante, magari ci avrebbero sputato addosso anche a noi, visto che comunque 10 giorni non fa... Non ti montare la testa adesso, Rodolfo. No, ma non è la prima volta, vabbè, mi sembra strano che non hanno sputato. A Bologna, ricordo, nel 99, lo ricordavo prima, durante la campagna sui referendum liberisti selvaggio liberisti. Bravo, esatto, le stesse cose. A me uno mi sputò dal finestrino della macchina, me lo ricordo ancora. Riuscì a beccarti o no? Prese bene la mira? Se me lo ricordo forse va beccato. No, perché dal finestrino della macchina è difficile, bisogna allenarsi molto. Infatti, è un killer, vabbè, ma a Napoli... Però diciamo, insomma, sappiamo, e quindi peccato, perché già col caso Romano, noi 10 giorni fa c'è stato un personaggio che è passato a Via Scarlatti, ha preso il nostro tavolino e ce l'ha tirato per strada. Fantastico. Quindi questi episodi, insomma, mai. E devo dire, per rispondere alla cosa sugli indignados, che a Napoli già in settimana a Lettere ci sono stati incidenti, violenza politica, perché almeno poi dalle ricostruzioni che ho avuto modo di leggere, c'è un problema che è impedito l'accesso a esponenti della destra napoletana iscritti all'università, gli è impedito l'accesso all'università da collettivi che occupano e che preparavano anche la manifestazione di ieri. Poi c'è stata una ragazza ferita alla testa, scontri con la polizia, insomma a Napoli ci sono tutti i segnali di questa violenza politica che sta ritornando in campo. Quindi noi coraggiosamente da giovedì ritorneremo all'università e insomma con le nostre posizioni, magari vorranno impedire anche a noi di poter stare lì fuori a fare un tavolino, vedremo come andrà. Noi crediamo nel dialogo con tutti, anche con gli estremisti di sinistra, anche con tutti, quindi cercheremo come al solito di andare lì con la non violenza a dialogare e a cercare di tradurre questa indignazione, perché io dico questo: l'indignazione sul debito è sacrosanta, però un movimento, a questo movimento gli si impedisce di conoscere il movimento politico che ha parlato di debito pubblico mentre si stava accumulando in Italia, cioè da 30 anni in qua, e quindi ovviamente un movimento che poi va insomma gli mancano anche le basi di conoscenza e di tutti i processi che hanno portato allo stato del paese e dell'Europa. Insomma, abbiamo tanti appuntamenti, io invito tutti a iscriversi all'associazione. Quanto costa l'iscrizione, Rodolfo? 25 euro, si può fare anche dal sito con PayPal. Perfetto. Velocemente. Invito tutti a iscriversi all'associazione per avere un bel congresso
di Radicali Italiani e subito dopo un bel congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. In più, chi è interessato a venire a Chianciano dal primo giorno, probabilmente, anzi possiamo dire sicuramente, visto che l'anno scorso ci siamo riusciti, ci sarà un pulmino che parte appunto per arrivare lì per l'inizio dei lavori e ritorna subito dopo la fine dei lavori. Quindi chi ha intenzione di farsi i 4 giorni insieme a noi a Chianciano ci può contattare attraverso il nostro sito o venendo direttamente alla riunione di mercoledì a Piazza Bellini. Ecco Luigi, voglio fare la stessa, voglio una riflessione anche da parte tua su quello che è successo a Roma ieri. Ma io cerco di guardare. Io ti dico le mie impressioni, Luigi, parliamo perché siamo cari amici, quindi io mi sono sentito distrutto dentro a vedere quelle immagini. Ma non, sì, vabbè, era Marco, è Marco Pannella che ha subito quegli attacchi. Ma la tristezza, la grande tristezza, veniva proprio nel vedere queste persone esasperate, frustrate, che non trovavano altro sfogo alla loro frustrazione se non quello di tirare, di sputare e spintonare Marco Pannella. Questo mi ha fatto messo veramente tristezza. Ma guarda, io stanotte quando sono tornato alle 2 a casa, e non ho vergogna di dirlo alla fine, cioè ho acceso il PC, ho visto questo video e mi sono messo a piangere, logicamente, mi sono sentito indignato, ecco. Però ho cercato anche, insomma, di guardare un poco questi comportamenti, non lo so, in un modo più ampio, cioè anche un po' più politico, nel senso che io ho pensato che noi sicuramente stiamo attraversando una situazione di grande instabilità, sia politica e sia economica, e di conseguenza c'è una grande mancanza di valori, di identità, perché sono tutte dipese dall'assenza totale del lavoro. In fondo io non voglio credere che questi siano comunisti, ecco. Io sono di sinistra, è chiaro, io sono di una sinistra liberale, non comunista. Però io, ripeto, non voglio credere che questi siano comunisti, perché se veramente lo fossero, e allora con questi comportamenti che hanno dimostrato e su cui insomma sono state anche fatte delle riprese che tutti possono guardare, io credo che questi giovani erano soltanto arrabbiati e che se veramente fossero comunisti allora significa che io ho ragione, che ormai stiamo andando tutti a destra, come l'Europa, come parte dell'Europa. Ormai l'Italia è diventato un paese manco più comunista, un paese proprio fascista dove riguarda un poco tutti quanti, perché ormai c'è una crisi della politica che è generazionale. Molti di questi giovani non hanno idee, non hanno un'ancora di salvataggio, ecco, non hanno un approccio, e lo possono trovare appunto soltanto nel loro disordine, chiaramente del modo di concepire la politica, anche perché sono totalmente poi insomma oscurati pure dalla c'è una disinformazione di massa, che questi ragazzi non è che riescono a capire, a sviluppare delle idee, per cui loro si ritrovano senza lavoro, si ritrovano senza identità. Insomma, in Italia mancano molte libertà e loro le subiscono queste cose e diventano rabbiosi, diventano selvaggi. Io li ho paragonati agli unni quando ho visto che in effetti sputavano sul volto a Marco o lo riempivano di brutte parole. Io penso che questi giovani stanno vivendo una brutta fase proprio a livello psicologico della loro crescita, e quindi c'è anche, come dire, un'istigazione alla violenza, perché loro credono che poi soltanto attraverso la violenza si possano risolvere insomma dei problemi o cercare di trovare degli sfoghi, ecco, cioè di scaturire tutte le loro ire, tutti i loro malesseri in questi atti che veramente ci fanno indignare, ecco. Io sono rimasto molto indignato ieri sera. Grazie Luigi, veramente belle queste tue parole. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Ricordiamo innanzitutto la riunione importantissima di mercoledì 19 ottobre, la prossima settimana, quindi al caffè Intramenia, ho pronunciato bene? A che ora è la riunione?
Alle 17.30. Alle 17.30, riunione importantissima. In ogni caso andate sul sito www.perlagrandenapoli.org, www.perlagrandenapoli.org, lì troverete tutte le informazioni. La riunione è importantissima perché si parlerà della possibile acquisizione di una sede per l'Associazione per la Grande Napoli, si parlerà della spedizione che sarà organizzata al congresso di radicali italiani che si svolgerà dal fine ottobre, dal 29 ottobre al 1 novembre a Chianciano Terme, si parlerà del congresso da organizzare proprio per l'Associazione per la Grande Napoli entro la fine dell'anno. Io ringrazio Rodolfo Viviani e Luigi Mazzotta per questa partecipazione a Qui in Napoli e già fissiamo l'appuntamento quindi per domenica prossima con ospiti, magari uno di voi due, e i nuovi militanti dell'Associazione per la Grande Napoli. Salutiamo Rodolfo Viviani e Luigi Mazzotta, chiudiamo, torniamo nello studio di Lecce, chiudiamo questa comunicazione e adesso ci prepariamo per l'appuntamento successivo.